Perché sto facendo la gamification e che cosa bisognerebbe fare nei propri 20 anni? Ci sono tre cose principali e poi si possono espandere in migliaia di cose, a mio parere. Però, prima di tutto bisogna creare la propria ricchezza nei propri 20 anni, così da vivere di rendita. Bisogna creare il proprio corpo come se fosse un tempio, così che possiamo vivere di rendita. Tutto questo ci permette di vivere di rendita. Più andiamo avanti nell'età, più non saremo energetici, lucidi, come nei nostri 20 anni. Nei nostri 20 anni probabilmente siamo nel picco, nel fiorfiore dei nostri anni. E possiamo creare veramente tutto. Per la ricchezza è un effetto a interesse composto, quindi creiamo la nostra ricchezza da giovani, possiamo vivere di rendita nel futuro, perché appunto poi i soldi lavorano per noi e non dobbiamo più creare ricchezza o fare chissà che cosa. In più, relativo sempre ai soldi, quando si è giovani, nei nostri 20 anni o prima, possiamo rischiare tutto, e questa è sempre stata la mia filosofia di vita, quindi rischio tutto. Perché? Perché non ho niente da perdere, quello è il bello. 20 anni, 18, 25, posso sempre iniziare da capo, per esempio da McDonald's. Io al momento ho 24 anni, ne farò 25 alla fine dell'anno, sono quasi milionario. Può sembrare folle per molte persone, può sembrare pochissimo per altre, non mi interessa, io sto benissimo così. Sono in pensione, tra virgolette, perché comunque le mie entrate passive superano le mie spese fisse o comunque le mie spese di vita, quindi posso vivere senza lavorare perché ho delle entrate passive che ho creato in questo periodo e in più ho un portafoglio di investimenti abbastanza consistente che mi permette di vivere di rendita ulteriormente, in più costruire la mia ricchezza. Per quello anche adesso ho fatto un change con la gamification, dove ho tantissimi altri obiettivi, perché mi sono sempre concentrato, tra virgolette, dai 18 ai 24 anni, principalmente sulla parte di soldi o comunque ricchezza, tralasciando, o magari non solo tralasciando, però altre parti importantissime. Costruire il proprio corpo come se fosse un tempio. Io mi sono sempre allenato, mai però forse con quella visione di focus. Per quello al momento mi sono dato degli obiettivi anche di forza e non solo, comunque mi vado a sfidare a dare delle cose per migliorare me stesso, e di conseguenza che cos'è che faccio? Vado a prioritizzare tante sfere della mia vita per far sì che poi vivo di rendita. E ho sempre letto vari libri che mi buttavano in testa questi pensieri, o anche in qualche video veramente una vita fa ascoltavo forse Angelo Greco, l'avvocato più famoso di YouTube, che parlava appunto che lui vive di rendita per il suo corpo. Comunque ha un bel fisico, si allenava a 3000 quando era giovane e poi non più così tanto, però comunque è mantenimento, non devi più impegnarti. Immagina una persona di 40 anni con un fisico terribile, o comunque che non è in forma e deve iniziare da capo. Per avere un fisico top ci mette una fatica assurda, e ovviamente è raggiungibile, però non è quella stessa fatica che puoi avere se inizi da giovane e poi è solo mantenimento. Solo mantenimento vuol dire che magari con quell'oretta scarsa al giorno riesci a mantenere il tuo fisico top, comunque seguendo la dieta eccetera, perché da giovane, comunque nei tuoi 20 anni, hai creato te stesso per il futuro. Una cosa bellissima, stavo ragionando appunto, abbiamo solo il presente, questa cosa deve essere chiara, ci sono tantissime frasi, ieri è storia, oggi è un dono, domani è un mistero, qualcosa del genere, per cui oggi siamo grati di ciò che abbiamo. Effettivamente domani è un mistero, non posso sapere se sono vivo o morto, non lo possiamo sapere. Posso pianificare tutta la mia vita quello che vuoi, ma domani effettivamente non posso sapere se sono ancora qui, quindi godiamoci al meglio il presente che abbiamo. E facciamo sì, visto che possiamo avere un presente futuro, perché non è detto che muoio, cioè ci sono basse probabilità, però non si sa. Tendenzialmente il presente futuro, quindi non vuol dire che oggi ho solo il presente, vado a distruggermi di droga, di feste, eccetera, escort o quant'altro perché ho solo il presente. Devo considerare il presente futuro, significa che il me che vive il presente nel futuro deve essere grato e fiero di quello che ho fatto nel presente attuale, perché altrimenti se mi sono sputtanato il presente oggi, quindi vado in discoteca tutte le sere, mi drogo, bevo alcol eccetera, il mio presente futuro sarà distrutto e dirà sto stronzo. Alcune skill che possiamo imparare nei nostri 20 anni, a livello di priorità a mio parere c'è la questione ricchezza, quindi iniziare a investire non è detto che può essere considerato ricchezza, ma a mio parere sì, perché se iniziamo giovani c'è tutta la questione di interesse composto, bastano veramente poche centinaia di euro al mese messe da parte nei mercati, e quando arriviamo tra virgolette all'età pensionabile siamo milionari. Puoi mettere rispetto a lavorare tutta la vita e poi andare in pensione con una pensione misera che forse non ti fa neanche sopravvivere, quindi ci sta. Ci sono 1000 video sul mio canale, se hai voglia di saperne di più fammelo sapere qui sotto, magari ne farò altri, magari più specifici, più aggiornati o quant'altro. La parte del corpo sicuramente importantissima, tutta la questione relativa alla salute, quindi non bevo alcol, non fumo, mi impegno per curare me stesso, e tantissime altre cose sono amare se stesso, quindi tutto un concetto spirituale o comunque di pensare a se stessi per il bene reciproco, non solo, quindi cioè amare se stessi, prendersi cura di se stessi, creare una routine salutare,
dormire bene, sono tutte cose che impattano il nostro futuro e il nostro presente, comunque ci fanno star bene e migliorano la questione salute. E per questo poi nella gamification mi sono impostato anche obiettivi di qualità del sonno, di ore di sonno. Probabilmente andrò a sacrificarlo nel breve termine, quindi non andrò magari a dormire 8 ore, se riesco ottimo, perché ho tantissimi altri obiettivi che voglio prioritizzare in questa nuova fase. Quindi oggi è l'ultimo giorno in Marocco, sto andando in Italia, si è chiuso un capitolo, se ne apre un altro e probabilmente sarà un capitolo un po' più sportivo, visto che ci sono tantissime altre cose che arriveranno. Abbiamo già fatto un paio di spoiler con Frank Coach, quindi sì, andrò in Thailandia a metà agosto e ci starò probabilmente 3 mesi, inizierò a fare Muay Thai e tanto altro, mi allenerò come un drago. Ovviamente bere più acqua possibile, io ne bevo già parecchia, fin troppa, anzi forse 5 litri al giorno o più. Viaggiare da soli, questa è una cosa che non ho mai fatto, ma è sicuramente una questione relativa al networking, alla crescita personale. È la prima volta che lo sto facendo, ho sempre viaggiato con la mia ex fidanzata, ho sempre viaggiato con qualcuno, è raro che ho fatto viaggi da solo. Sto iniziando da 3 mesi circa, è fantastico, veramente veramente fantastico, cresci un sacco, conosci te stesso, conosci un sacco di persone, non per forza devono essere i tuoi migliori amici per la vita eccetera, ma sono comunque persone che conosci, conosci storie, entri in contatto con diverse culture, vivi diversamente la vita, pensi solo, non dico pensi solo a te stesso, ma cresci perché devi fare affidamento su te stesso. Molto molto bello. Allenamento quotidiano o comunque regolare, relativo alla parte di salute, comunque di miglioramento del proprio corpo. Sto leggendo qui tutta una lista che ho preparato, più che preparato, trovato. Ci sarebbe anche imparare a cucinare volendo, piuttosto che andare ovviamente sempre fuori a mangiare, che è molto più costoso, dispendioso, probabilmente non mangi neanche sano quanto vorresti. Imparare a cucinare almeno le basi, non dico di essere chef. Scegliere gli amici saggiamente, questa cosa è super importante, penso che con l'esperienza la miglioriamo, perché impariamo a conoscere meglio le persone che ci circondano e capiamo che tipo di persone vogliamo accanto a noi o meno. Mangiare più cose strane, questo è molto particolare, però sicuramente da un lato può essere un pro, da un lato un contro, perché appunto cose strane dipende come lo intendiamo. Sicuramente può essere visto come provare diversi cibi di diverse culture, può essere mangiare anche un po' di cose zozze raramente. Io sto facendo delle challenge, ho fatto delle challenge con Frank Coach, cose che non mangiavo da una vita e che non pensavo di rimangiare mai nella vita, perché so che fanno male eccetera, però se le mangi una volta al mese, una volta ogni mai, non succede niente, spero. O comunque anche qui sono con la mia cocchina zero e non è la prima, questo è un problema. Quella volta ogni mai ci sta, non mi vado più a uccidere di caffeina, tra virgolette, anche se c'è, o comunque essere dipendente da queste cose. Quando ero a Dubai ero abbastanza dipendente da Red Bull e spesso siamo sempre dipendenti da qualcosa. Quindi a mio parere quell'amare se stessi, prendersi cura di se stessi, c'è tutta una consapevolezza di, appunto, di essere consapevoli di quello che stiamo facendo e decidere: lo voglio fare, lo faccio, non so cosa fare, faccio questo o quell'altro. Non dobbiamo mai fare delle cose a caso. Se prendo una Coca Zero ad esempio, sto decidendo di berla e sono consapevole del perché la sto prendendo, non è che lo faccio perché sono dipendente, quindi ogni giorno voglio berla. Giocare più giochi, questa cosa è interessante. Giocare più giochi può essere a mio parere un qualcosa di svago. Anche adesso per esempio recentemente mi sono guardato un anime, non li guardavo da parecchio tempo, avevo studiato un concetto in cui se guardiamo qualcosa da solo, da soli, anime, film eccetera, stiamo sprecando del tempo prezioso. Ci sta come visione, però è importante anche considerare che possiamo darci dei premi. Infatti non vado più a fare queste cose a caso nella giornata, ma vado a darmi dei premi. Ho raggiunto i miei obiettivi, adesso soprattutto col concetto di gamification, ho le quest quotidiane, se le raggiungo alla fine serata, per dire, posso scegliere tra 3 ricompense, che può essere magari mangiare qualcosina che mi piace ma che di solito non mangio, guardare una serie TV, un film che mi piace, un anime eccetera, o fare un'attività che mi piace, qualsiasi cosa. Secondo me è quello il concetto. Vogliamo, c'è qualcosa che ci piace, sappiamo che ovviamente non posso stare tutta la giornata a guardarmi serie TV su Netflix, ma quella serie magari la voglio vedere perché mi interessa, vado a ottenerla, a guardarla come ricompensa per aver fatto delle sfide. Di conseguenza entra anche tutto il concetto di gratificazione ritardata, siamo sul pezzo e non gratificazione istantanea, quindi non faccio le cose che devo fare, procrastino per guardare quella serie. Molto molto importante come concetto a mio parere. Altre cose interessanti, ovviamente imparare nuove cose regolarmente, costruire skill, prendere rischi, leggere libri, sapere di essere abbastanza. Spesso pensiamo che non siamo abbastanza, pensiamo che non siamo capaci di tot, sottovalutiamo noi stessi. Dobbiamo sempre riuscire ad amare noi stessi, pensare che siamo persone di valore, persone utili, felici e tanto altro. Quello poi fa parte secondo me anche del prendersi cura di se stessi, studiare come amare se stessi e tanto altro. Eliminare persone negative, scoprire passioni. Molte persone si annoiano, non sanno cosa fare perché non scoprono passioni. E come fai a scoprire passioni? Prova delle cose e capirai se è una cosa che ti piace o no. Qui in Marocco, per dire, ho fatto parapendio
pendio, bellissimo, non l'avevo mai fatto. Sono andato sui quad per la prima volta, 2 ore praticamente in mezzo al deserto a fare un tour, fighissimo. Mi piacerebbe far quad molto più spesso, è stato veramente veramente figo. In Spagna ho fatto padel per la prima volta, o comunque l'avevo fatto in Italia prima di andare in Spagna una volta, e il padel l'ho fatto quasi tutti i giorni in Spagna, mi piaceva un sacco, uno sport che può diventare una passione. Impara a fare budgeting e a risparmiare, anche in questo caso infatti nel concetto gamification, nella parte di soldi, voglio spendere meno di 4.000 euro al mese come obiettivo. Spendo parecchi soldi, comunque non li vado, li andrò a dividere meglio probabilmente, perché ho sempre inserito spese del lavoro, spese personali, regali o comunque non voglio dire mantenimento, ma sostentamento della famiglia, forse qualcosa del genere, tutto insieme. Quindi probabilmente andrò a dividere questo per capire le spese personali quante sono, le spese del lavoro quante sono e le spese pese, comunque i soldi che do alla famiglia quanti sono, per capire effettivamente se spendo una cifra adeguata a me per la mia vita e basta, senza considerare il resto. Questo è quanto, ci sarebbero un miliardo di altre cose da imparare nei propri 20 anni. Fammi sapere tu magari cosa stai imparando nei tuoi 20 anni, ci potrebbe essere qualcosa di come imparare un qualcosa regolarmente. Mi piacerebbe imparare uno strumento musicale, probabilmente lo farò se mi stanzierò in un posto un po' più tempo, devo capire che strumento, anche se ho già in mente uno strumento particolare. Però adesso mi sono già segnato la mia lista bella fitta di obiettivi su diverse categorie, sono soddisfatto con questo e secondo me tutti noi dovremmo avere un concetto di gamification. Io lo sto esaltando un po' troppo sulla questione videogioco, che mi piace così e mi piace avere questa visione per superare i miei obiettivi. Per esempio ieri sera quasi mezzanotte c'era un obiettivo che non avevo raggiunto e sono andato dal mio buon ChatGPT, gli ho detto questa quest l'ho fallita, dammi la penitenza di questa quest, e quindi oggi ho 15 minuti di penitenza su una quest che ho fallito, e per fortuna me l'ha data solo di 15 minuti, quindi grazie chat, molto gentile. Comunque, a parte gli scherzi, grazie per essere stato con me oggi. Fammi sapere un po' appunto la tua visione, in che fase della tua vita sei, se sei over 30, quindi sei uscito dai tuoi 20 anni, e appunto cosa ne pensi, come hai gestito i tuoi 20 anni, se sei sopra, sei già uscito, come hai gestito i tuoi 20 anni? Ci sono delle cose che potevi migliorare? Ci sono delle cose che puoi migliorare ora? Pensaci e mettiti all'opera, perché secondo me siamo sempre in tempo. Il miglior momento per piantare un albero era 100 anni fa, il secondo miglior momento è oggi, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare. Iscriviti al canale per non perderti aggiornamenti, altri video del genere. Io sono Michael Pino, grazie mille per essere stato con me, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.